formule per la risoluzione delle equazioni algebriche. Allora, equazione di primo grado AZ. Adesso le incognite per noi sono sempre complesse, perché prima di tutto dal punto di vista algebrico non perdiamo, mentre invece perdiamo l'ordine, dal punto di vista algebrico non perdiamo nulla ad allargarci sull'insieme dei complessi, cioè la stessa equazione può non avere risoluzioni, può non avere soluzioni in un campo più piccolo, per esempio sui razionali o sui reali, ma avere soluzioni nei complessi. Poi nei complessi le soluzioni sappiamo anche quante sono, perché sussiste questo teorema che non dimostriamo, ma di cui scrivo l'enunciato, si chiama teorema fondamentale dell'algebra, dice sia p di x uguale a con 0 x alla n, anzi chiamiamolo p di z, a con 0 z alla n più a con 1 z alla n meno 1 più a con n meno 1 z più a con n, un polinomio di grado n, quindi a con 0 è diverso da 0, ha coefficienti complessi. Ok? Quindi sarebbe a dire che a con 0, con 1, con 2, con n sono tutti numeri complessi. Allora, l'equazione P di z uguale a 0 ammette sempre una soluzione complessa. Quindi diciamo esiste z0 appartenente a C, tale che P di z0 allora, chiamiamo z1. Ok? In realtà, un corollario di questo teorema un'equazione in cui un polinomio di grado n viene uguagliato a 0 si chiama equazione algebrica di grado n. Come corollario di questo teorema, l'equazione P di z uguale a 0 ha esattamente n radici complesse. A patto che ciascuna sia contata con la sua molteplicità, questo lo dico, non lo scrivo, poi spiego che significa. Che significa che ha n radici complesse? Significa, allora lo scrivo qua. Allora io avevo questa situazione, P di z uguale 0 come equazione, poi scopro che P di z1 uguale 0. Ok? Quindi z meno z1 per Ruffini divide P di z. Cioè quando vado a fare la divisione di Ruffini, P di z per z diviso z meno z1, questo mi fa un nuovo polinomio e resta viene 0. In altro modo posso scrivere che P di z è uguale a z meno z1 per un nuovo polinomio Q di z. Allora questo ha grado 0. Scusate, a grado n, e questo deve avere grado n-1.
ok? Per la divisione di tutto. A questo punto io posso continuare il ragionamento, posso riapplicare il mio teorema. Alla fine a cosa arriverò? Mi basta questa riga solo. P di z è, allora trovo una prima radice z meno z1, poi applico il teorema Q di z, applico lo stesso teorema a Q di z uguale a 0, quindi troverò una seconda radice z meno z2, fino a che il grado di, del polinomio che vado a scrivere qui a destra è maggiore o uguale di 1, posso procedere. Se ci fate caso, alla fine dovrò arrivare a questo tipo di fattorizzazione: z meno z1, z meno z2, z meno zn. Oggi il cervello dice una cosa e la mano scrive una cosa diversa. Ok, quando arrivo alla fattorizzazione conclusiva ci deve rimanere comunque il coefficiente a con 0, perché se andate a rimoltiplicare tutta questa roba qui, il termine di grado più alto viene z elevato a n, mentre in origine avevamo a con 0 per z elevato a n, e quindi alla fine deve venire questo tipo di fattorizzazione. Quindi un tipo di fattorizzazione di questo genere lo possiamo ottenere semplicemente riapplicando più volte il teorema fondamentale dell'algebra. Allora in questo modo abbiamo ottenuto esattamente n radici. Però attenzione, che in nessun modo io posso dire che una volta che ho ottenuto una radice questa non deve venire fuori un'altra volta. Cioè per esempio la radice 2 può venire fuori quante volte gli pare da questo discorso, perché per esempio se io ho z meno 2 al cubo uguale a 0, z meno, allora z meno 2 per z meno 2 al quadrato, poi z meno 2 per z meno 2 per z meno 2, quindi alla fine il fattore z meno 2 in quella fattorizzazione apparirà 3 volte. Quindi, diciamo, le radici, per meglio dire, in genere si enumerano le radici distinte. Allora, per enumerare le radici distinte, io devo dire ogni radice quante volte appare. Secondo, quante volte appare quello che si chiama la molteplicità della radice. A quel punto, se conto ciascuna radice con la propria molteplicità, cioè il numero di volte che appare nella fattorizzazione del polinomio iniziale, allora effettivamente le radici saranno sempre n. Almeno se l'equazione algebrica era di grado n, le radici saranno esattamente n. Ok, adesso andiamo a vedere invece come si trovano queste radici. Se l'equazione, i coefficienti sono complessi, questo non esclude il caso che siano reali, i numeri complessi contengono i numeri reali. Il coefficiente del termine di grado massimo lo prendo sempre diverso da 0, perché altrimenti l'equazione, se questo fosse 0, non sarebbe un'equazione, sarebbe b uguale a 0, e sarebbe un'identità se b uguale a 0 o una cosa assurda se b è diverso da 0. In ogni caso, in ogni equazione, se il termine del coefficiente di grado massimo è 0, allora l'equazione si abbassa di grado. Per un'equazione di grado 1 è facile, porto dall'altra parte b, divido per a, tanto era diverso da 0, e ottengo l'unica soluzione z uguale a meno b su a. Se l'equazione è di grado 2, vabbè, voi conoscete la formula, però la sapete ricavare. Così. In realtà non è difficile. Allora, in realtà, prima di tutto puoi dividere per A, perché abbiamo già detto che A deve essere diverso da 0. Poi l'idea che sta alla base della formula di secondo grado è semplicissima. Semplicemente io voglio eliminare questo termine di primo grado tramite la traslazione. Allora, per eliminare quel termine di primo grado io scrivo questo quadrato, cioè questo è il quadrato di z, qui lo interpreto come se fosse un doppio prodotto. Allora è un doppio prodotto tra b e qualcosa, questo qualcosa deve essere b più a, perché sennò i conti non tornano, e allora vado invece a sviluppare questo quadrato.
Allora, questo quadrato più C su A, deve essere uguale, quindi viene esattamente la stessa roba di prima, tranne B quadro su 4 a quadro. Allora, a questo punto vado dall'altra parte, scrivo Z più B su 2A al quadrato uguale B quadro meno 4AC fratto 4 a quadro. Ricordate che questi adesso sono numeri complessi, quindi stiamo ragionando su numeri complessi. Quindi adesso devo risolvere il problema dell'estrazione delle radici complesse di questo numero qui. Io dico che questo è più o meno radice di b quadro meno 4ac fratto 2a. Per quale motivo? Più o meno sta a indicare le due radici complesse di questo numero, perché noi sappiamo che se questo numero è quello di cui voglio estrarre la radice quadrata, quindi è lo z di questa mattina, insomma. Allora, se W quadro è uguale a z, anche meno W al quadrato sempre z fa, quindi le due radici, una faceva un tot e l'altra deve essere opposta. Cioè, se vi ricordate, erano, diciamo, sulla stessa, avevano lo stesso modulo, ma dovevo far incrementare θ di 180 gradi in questo caso. Quindi va bene segnare più o meno. Qui non ha senso segnare tutte e due, perché una radice è sicuramente 2a. 2a è un numero complesso che al quadrato fa 4 a quadro. L'altra radice sarà meno 2a, allora è inutile segnare tutte e due, perché poi per la regola dei segni, quando andiamo a fare i rapporti, per esempio, se qua prendessi meno e meno, il rapporto verrebbe più, allora tanto vale prendere più e più. Quindi, siccome già sopra ho preso le due radici complesse opposte del numeratore, non è necessario prendere le due radici di segno opposto del denominatore, perché se, alla fine sempre solo due combinazioni darà. Quindi, portando b su 2 dall'altra parte, quindi viene meno b meno più o più o meno. Ci sono varie scuole di pensiero su se si debba scrivere sopra il meno o sopra il più. Ci sono... Ricordate, questa formula quindi vale anche nei complessi, vale anche nei complessi, dove però col meno o più intendo dire che qua ci devo mettere una delle due radici complesse di b quadro meno 4ac. Ok? E questa è la formula di secondo grado. Facciamo un paio di esercizi sulla formula di secondo grado, esercizi in cui i coefficienti siano complessi, perché esercizi in cui i coefficienti sono reali, penso che ve li abbiano fatti in ingegneria a scuola. Allora mettiamo z quadro più uno meno i per z meno due meno due i uguale z, o se preferite meno 2 più. Oh. Andiamo a vedere. Allora, z deve essere uguale. Beh, qua già non è proprio l'equazione più generale possibile, perché A l'ho preso reale, quindi questo mi sembra abbastanza secondo, perché qua c'è un più. Quindi devo fare meno 1 più i meno più la radice, adesso devo fare 1 meno i al quadrato e fa meno 2 i
quadrato di 1 fa 1, il quadrato di meno i fa meno 1 e si semplifica, e il quadrato di, il doppio prodotto fa meno 2i. Qua devo fare b quadro meno 4ac, quindi più meno per meno fa più 8 più 2i, quindi viene meno 1 più i meno più la radice di 8 più 6. Allora, adesso il problema è che devo fare le radici di 8 più 6i, 8 più 8i, scusa. Però 8 meno 2 fa 6, quindi quasi. Oggi c'è questo problema, c'è questa disfunzione, non riesco a... Allora, adesso dobbiamo fare la radice quadrata di 8 più 6, quindi io z, diciamo, mettiamo altri numeri, o chiamiamo w uguale 8 più 6, e devo trovare, devo studiare l'equazione omega quadro uguale 1. Allora, modulo di w viene 10, perché 64 più 36 fa 100, che è la radice di 8 al quadrato più 6 al quadrato. A quadro più B quadro. I numeri, le terne pitagoriche, 3, 4, 5 almeno dovreste conoscere. Se 3, 4, 5 è una terna pitagorica, 6, 8, 10 è il doppio di 3, 4, 5. Quindi omega, chi è? Adesso teta invece chi è? Teta come si ricava? Sarebbe 8 fratto 10 e 6 fratto 10. Teta sta qua, è l'arco tangente di 3 quarti. Quello che io so è che tangente di teta è uguale a 3 quarti, e poi so che teta è compreso tra, diciamo, maggiore di 0 e minore di 3 quarti. Maggiore di 0 e minore di pi greco mezzi lo so dal fatto che sto nel primo quadrato. Poi, se vi ricordate, w è uguale a ρ per cosen teta più i sen teta. Quindi se faccio, lo chiamo anche a più i b, ma se faccio b su a viene la tangente di teta, perché viene ρ sen teta, cos in teta, fratto ρ cos teta. Allora, in questo caso il modulo si semplifica e rimane tangente di teta. Ora, per chi sa un po' di trigonometria, ma avrei queste cose, avremo modo di ripassarle, la funzione arcotangente è una funzione che assume valori tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. Se teta, come in questo caso, è positivo, quindi se tangente di teta è positivo, la funzione arcotangente di questo valore qui è compresa tra 0 e pi greco mezzi, quindi effettivamente in questo caso coincide. Cioè, in altri casi l'arcotangente di b su a non coincide col valore di teta. Per esempio, se siamo nel secondo quadrante, l'arcotangente mi dà sempre un valore compreso tra 0 e pi greco mezzi, ma se teta sta nel secondo quadrante, teta è compreso tra pi greco mezzi e pi greco, e allora, diciamo, bisogna modificare quella formula. Però nel primo quadrante la formula tangente di b su a funziona.
nel secondo e terzo quadrante bisogna aggiungere pi greco, e nel quarto quadrante, se diciamo prendiamo i delta negativi, va bene ancora questa formula, se no dobbiamo aggiungere 2 pi greco. Però questo poi lo vedremo, avremo modo di ripeterlo a suo tempo. Ah, adesso quindi io so che la tangente di teta fa 3 quarti, ok? Oppure se preferite so che il coseno di teta, più precisamente, fa 4 quinti, e che il seno di teta fa 3 quinti. Adesso chi è omega? Omega quadra con la W, quindi omega è radice quadrata di rho. Qua ci devo mettere coseno, poi qua ci metto più o meno, poi qua ci metto coseno di teta mezzi più i seno di teta mezzi. Ok? Il teta mezzi era dovuto al fatto che devo dividere teta per 2, essendo la radice di rho, perché sto vedendo la radice quadrata nel modulo. L'argomento si divide per 2, e poi il più o il meno significa semplicemente che l'argomento sia, diciamo, se è meno si aggiunge pi greco. Qualcuno è arrivato adesso. Tutto a posto. Allora, il problema è in questo caso particolare, allora ragazzi, un po' di serietà, perché non credo di andare troppo veloce. Ed è anche ora che vi iniziate un po' a velocizzare voi, insomma, non pretendere che sia il professore qua più. Allora, il problema però è che io coseno di teta mezzi quanto fa? Seno di teta mezzi quanto fa? Allora, questo qui non è un angolo noto, è al tangente di 3 quarti e fa quello che fa. Allora, piuttosto, io so che cosen quadro di teta mezzi meno sen quadro di teta mezzi è uguale a coseno di teta, che faceva 3 quinti, coseno di 2 volte teta mezzi faceva coseno di teta faceva 3 quinti, e poi ho 2 seno di teta mezzi coseno di teta mezzi fa seno di 2 teta, scusate, questo faceva 4 quinti e quest'altro faceva 3 quinti nel nostro caso specifico. Cioè storia, allora, che cosa sto, mi sto ricavando? Mi sto ricavando le formule di bisezione. È inutile che vada a scrivere come formule, basta ricordarsi quelle di duplicazione. Adesso quindi per esempio se qua faccio vediamo un po', dividiamo per coseno quadro teta mezzi, quindi potevo no, qua insomma voglio eliminare una delle due, no? Quindi io ho coseno quadro di teta mezzi uguale 4, ah, questa qua la posso scrivere 1 meno 2 sen quadro di teta mezzi, che faccio? Quindi
Sei quadro di Deda Mezzi è uguale a 1 meno 4 quinti, che fa un quinto, diviso 2 fa un decimo. Allo stesso modo, questa stessa formula la posso scrivere come 2 cosen quadro di Deda Mezzi meno 1, e quindi cosen quadro di Deda Mezzi lo posso prendere 9 decimi, sarebbe 1 più 4 quinti diviso 2 e viene 9 decimi. Allora, quindi coseno di Deda Mezzi, io so che Deda Mezzi sta nel primo quadrante pure lui, quindi seno e coseno sono positivi. Coseno di Deda Mezzi è 3 sulla radice di 10 e seno di Deda Mezzi è 1 sulla radice di 10. Quindi omega, il mio omega era radice di 10 per 3 su radice di 10 più i volte 1 su radice di 10, moltiplicando fa 3 più i. Poi c'era più o meno, quindi più o meno 3 più i. Il motivo è semplicemente il fatto della moltiplicazione. Ok, quindi le due soluzioni di quello lì sono più o meno 3 più i. Se ci fate caso, basta fare il quadrato di 3 più i. Il quadrato di i fa 9, il quadrato di i fa meno 1, quindi 9 meno 1 fa 8, il doppio prodotto fa 6. Quindi abbiamo fatto in un modo complicato una cosa che è semplice se sai che devi fare 3 più i al quadrato, che però devi fare la radice di 8 più 6 non è così banale. Devi sapere. Oppure puoi anche farla direttamente, però, cioè, puoi farla direttamente scrivendo che quello deve essere uguale a più di b, puoi fare il quadrato e ottieni delle equazioni che però devi saper poi manipolare. O in qualunque modo, insomma, più o meno le difficoltà sono simili. Quindi a questo punto io posso sostituire in questa equazione 3 più i, fare il conto. Allora andiamo a fare il conto. Se ci metto meno, meno 1 meno 3 fa 4 diviso 2 fa meno 4 diviso 2 fa meno 2, i e meno i se ne va, e l'altra soluzione è meno 1 più 3 fa 2, i più i fa 2i, fratto 2 fa 1 più i. Quindi le soluzioni di questa equazione sono meno 2 e 1 più i. Vediamo se funziona. Prendiamo meno 2, allora qua mi viene meno 2 al quadrato fa 4, più 1 meno i che moltiplica meno 2, meno 2 meno 2i uguale 0. Allora vediamo un po'. 4 meno 2 fa 0, più 2i meno 2i fa 0. Quindi effettivamente è una soluzione. Andiamo a vedere 1 più i se funziona. Allora dobbiamo fare 1 più i al quadrato più 1 meno i per 1 più i meno 2 meno 2i, e questo viene 0 perché 1 meno, 2, 1 meno i per 1 più i fa 2 che se ne va con questo meno 2, e questo al quadrato fa 2i che se ne va con questo meno 2i. Ok? Quindi effettivamente abbiamo verificato che la formula funziona, e funziona sempre in realtà, perché il ragionamento che abbiamo fatto non richiedeva in nessun modo che i numeri fossero reali. L'unica differenza, che poi non è una differenza più di tanto, perché anche nei numeri reali poi poteva venire il discriminante negativo e venire la radice di meno 3, allora dicevate che quella era 2 più, la radice di meno 3 era più o meno i radical 3. In quel caso che state facendo? State facendo altro che le radici complesse, perché la radice di un numero negativo è più o meno qualcosa per il. Ok? Qui semplicemente la radice che dovete fare del discriminante, che stavolta è un numero complesso, quindi non ha senso chiamarlo discriminante, che si chiama discriminante perché discriminava se quell'equazione era risolubile sul reale o meno quando era coefficienti reali.
La radice di questa, di questo radicando qua la dovete effettuare in senso complesso, cioè dovete trovare un numero complesso che elevato al quadrato faccia quello che sta scritto sotto radice. E allora un'osservazione da fare che può avere una certa importanza è che anche se teta non si riesce a determinare esplicitamente, coseno e teta, coseno e seno dell'angolo metà o dell'angolo magari terzi, bisogna vedere, probabilmente, anzi sicuramente si possono determinare con qualche formula per radicale. Ok? Ok. E va bene, e questo è un esercizio. Mo, prima, ripeto, di fare altri esercizi di vario tipo, sempre sui numeri complessi, vorrei fare alla fine, è un esercizio anche se un po' particolare, farvi avere un'idea di come si ricavi la formula per risolvere l'equazione di terza quadrata. Qui non è importante la formula, ma diciamo è importante capire l'idea. Allora, prima faccio un pochino di storia, ma proprio due minuti. Innanzitutto, come, chi è l'equazione di terzo grado? L'equazione di terzo grado è questa qui: a z cubo più b z quadro più c z più d uguale a z. Anzi, la possiamo scrivere così: z cubo più b su a e z quadro più c su a per 0 più d su a. Questo perché abbiamo detto sono tutti numeri complessi, a, b, c, d sono numeri complessi noti, z è la nostra incognita, la cerchiamo tra i numeri complessi. Naturalmente a è diverso da 0, diverso da 0 perché? Perché se no non è di terzo grado, è di secondo grado. Quindi adesso, quindi innanzitutto far sì che il coefficiente del termine di grado massimo sia 1 è banale, basta dividere per quel coefficiente. Adesso in realtà io voglio far sparire il termine di grado 2. Allora, per far sparire il termine di grado 2 si usa lo stesso trucco di prima, cioè io scrivo z più b su 3a al cubo. Allora, z ci metto una traslazione vicino e poi lo faccio al cubo. Allora, il cubo del primo termine chi è? Z cubo. Dopo z cubo cosa viene? Viene il triplo prodotto del quadrato del primo per il secondo, quindi viene 3 z quadro per b su 3a. Ma vedete che ho sistemato le cose in maniera tale che qua venga z quadro per b su a, che è quello che mi viene. Ok? Quindi come prima ci devo mettere b su 2a perché è il doppio prodotto, qua ci devo mettere b su 3a perché è il triplo prodotto del quadrato del primo per il secondo. Poi ci sono altri termini, quindi c'è il triplo prodotto del primo per il quadrato del secondo e poi c'è il cubo, scusate, il cubo del secondo termine. Allora, quindi io, tenendo conto di questa uguaglianza, posso riscrivere là che z più b su 3a al cubo più z c su a per z più d su a è uguale. Allora, i primi due termini mi fanno quello che mi facevano prima e gli altri due termini li ho sommati a sinistra e allora li devo sommare pure a destra, quindi devo mettere z che moltiplica
b quadro fratto 3 a quadro più b cubo fratto 27 a cubo. Adesso no, perché là era 9, 3 e 9 sono di più stavolta. Oh, addirittura io posso fare così, posso scrivere così: z più b su 3a al cubo più c su a per z più b su 3a più d su a meno scusate un attimo, sì, allora questo qua sì, ho sbagliato a scrivere. Allora qua devo scrivere z, qui avevo c su a meno b quadro su 3a quadro, era per z, e qua ci metto più b su 3a più, vabbè, meglio scriverlo per esteso. Adesso qua che ci devo mettere? Ci devo mettere b su a, poi ci devo mettere meno b cubo su 27 a cubo, poi ci devo mettere più b su 3a per b quadro fratto 3a quadro meno 5 uguale. Tutta questa algebra non me la dovete ricordare, non è che... Allora, che cosa ho detto? Allora, guardate, qui c'era questo cubo qua, poi questo l'ho portato al primo membro e l'ho messo, ho messo in evidenza la z, quindi z è per c su a, se ho fatto bene i conti, meno b quadro su 3 a quadro. Allora, però, io voglio mettere come nuova incognita z più b su 3a. Allora qua se mi, poi mi trovo z, non mi va bene, allora ci metto più b su 3a. Adesso poi ci metto gli altri termini che già c'erano prima, però vedete che qua non ci compare z, e poi ci sottraggo, quindi ho rimesso la stessa cosa con i segni cambiati, quel termine che ci avevo aggiunto. Adesso z più b su 3a lo chiamo w. Questo numero qui lo chiamo P e questo numero qui lo chiamo Q. Quindi la mia equazione com'è diventata? È diventata W più PW più Q uguale 0. A questo punto ci sta per sbagliare, che è una lavagna che... Ok, quindi nella pratica il tutto è molto più semplice che nella teoria. Vi faccio vedere un esempio pratico. Allora, supponiamo di avere... Se qualcuno vuole venire a fare lezione, posso venire. Allora, per favore, un po' di rispetto. Allora, supponiamo di avere questa equazione qua. Z cubo più... anzi mettiamo meno 6 z quadro più z più 3 più 4 uguale 0. Ok? Allora io voglio fare quella sostituzione lì, cioè voglio far sparire il termine con z quadro. Allora b fa di meno 6, insomma
devo fare z meno 2 a p. Allora, z meno 2 a cubo fa z cubo meno 6 z quadro, quadrato il primo per il secondo, poi fa più 12 z meno 8. Quindi, andando a sostituire, allora, la sostituzione da fare è z meno 2 uguale w, ovvero sia z uguale w più 2. Allora, senza impazzirsi come prima a fare, una volta determinato quale deve essere la sostituzione, facciamo questa sostituzione e andiamo a sostituire da tutte le parti con z. Allora, noi abbiamo w più 2 al cubo meno 6 w più 2 al quadrato più w più 2 più 4 uguale a 0. Allora, quindi abbiamo w cubo più 6 w quadro più 12 w più 8 meno 6 w quadro meno 24 w più 24. Doppio prodotto fa 4 W per meno 6 fa meno 24 W. Il quadrato di questo fa 4 per meno 6, quindi meno 24. Scusate. Quindi più W più 6 uguale 0. Adesso 6 W quadro, 6 W quadro se ne va e quindi rimane W cubo meno 11 W. No, meno 11 perché ci sta più W più qua. Poi c'è 8 più 6, 14, meno 24 fa meno 10 uguale a 0. Ok. Sì. Ok? Quindi, una volta determinata la sostituzione che devo fare, è inutile fare tutte le lettere. Sostituite questa cosa qui, vedete che automaticamente il termine di grado 2 se ne va. Quello che viene vicino ai termini di grado 1 e di grado 0 lo chiamate P e V2. Se l'equazione era monica, cioè il coefficiente del termine di grado massimo era 1 in partenza, l'equazione rimane monica anche dopo la sostituzione. Vuol dire che il polinomio che stava da quella parte era monico, cioè aveva il coefficiente del termine di grado massimo uguale a 1. Quindi, questo è saltando la premessa, cioè io avevo un polinomio di un'equazione di grado 3. E facendo questo tipo di sostituzione nell'equazione di grado 3 posso sempre ricondurmi a un'equazione di grado 3 ma in cui manchi il termine di grado 2, che nel caso generale la chiamo così, nel caso di particolare era quello, nel caso particolare era quello. Va bene? Quindi adesso io devo determinare come risolvere un'equazione di questo tipo. Adesso me la fate scrivere. La riscrivo qua. Allora, posso quindi, da tutto quello che ho detto, supporre che l'equazione sia sempre di questo tipo. Adesso non voglio, vi faccio vedere qual è l'idea sottostante, ma non vi farò tutti i dettagli, nel senso che sennò perdiamo tutte e due le ore. L'idea sottostante, che è l'unica cosa che serve, è che io voglio scrivere W come somma di due pezzi, W1 più W2. In questo, lo posso sempre fare, questa è una mia posizione arbitraria. Questa posizione arbitraria mi darà modo di poter imporre un'equazione in più, perché io poi ho due, invece di un'incognita ce n'ho due, e quindi potrò imporre una relazione tra W1 e W2 arbitrariamente. E vedremo che così facendo andrò a scrivere, diciamo,
un sistema che però condurrà a un'equazione di grado 2. Cioè, vado a farlo, si capirà. Allora, andiamo a sostituire. Qui mi viene W1 più W2 al cubo più P per W1 più W2 più Q uguale 0. Allora io posso scrivere W1 cubo più W2 cubo più 3 W2 W1 per W1 più W2 più P per W1 più W2 uguale 0. Allora qua ho scritto il cubo del primo termine e il cubo del secondo termine, qua ho scritto il triplo del quadrato del primo per il secondo più il triplo del quadrato del secondo per il primo. L'ho scritto in questo modo perché mi conviene. Più Q uguale 0. Allora, la riscrivo ancora, W1 cubo più W2 cubo più 3 meno 3W1 W2 meno P per W1 più W2 più Q uguale 0. Ok? Allora, se io conoscessi più P, se io conoscessi allora impongo che questo faccia 0. Impongo, anzi, che faccia 0 questo, no? Se fa 0 questo, fa 0 W2. Posso imporre una relazione tra W1 e W2? Allora, quella che mi conviene, una relazione che mi potrebbe essere conveniente è questa. Quindi impongo che W1 per W2 faccia P terzi. Allora, se W1 più W2 fa P terzi, allora W1 cubo più W2 cubo fa meno Q. Quindi mi sono ridotto a studiare questo sistema. Dicevo, questo sistema non è meglio di prima. Beh, sì, perché, attenzione, adesso facciamo il cubo della prima equazione. Qua è meno, sempre meno P terzi perché è sempre col segno di, quindi qui è meno P cubo 27. E quindi qua W1 cubo più W2 cubo è uguale a meno Q. Ok? E adesso W1 cubo, chiamatelo TS, W2 cubo lo chiamate T, e che vi viene? S per T uguale meno P cubo su 27, S più T uguale meno Q. Allora, chi ha studiato un po' di algebra alle superiori sa che questo corrisponde a un'equazione di secondo grado. Precisamente S e T sono le radici dell'equazione, la scrivo con la X ma bisogna intenderla sui complessi, sono le soluzioni dell'equazione x quadro più qx più p cubo su 27 uguale a 0. Questo perché se allora se avete le radici di quali sono le S e T sono le radici di x meno s per x meno t uguale a 0, quindi qua viene x quadro meno s più t per x, s più t fa meno q, quindi meno meno q per x fa più q per x, e poi più s e t, quindi qua è meno, più s e t, s per t fa meno p cubo 27, quindi l'equazione è questa qui.
Allora, io adesso ho determinato questa equazione. Questa è un'equazione a coefficienti complessi. Q e P sono coefficienti complessi. Me la risolvo e determino le due radici. Le due radici sono S e T. Allora, questo S e T li vado a mettere qua dentro. E allora, adesso per trovare V più 1 e V più 2 che devo fare? Devo fare le radici cubiche. Poi, la soluzione, le soluzioni della mia equazione non saranno né V più 1 né V più 2, ma saranno V più 1 più V più 2. E saranno, devo accoppiare le radici terze, le possibilità non saranno 9, teoricamente sarebbero 3 radici da sopra e 3 radici da sotto, si possono accoppiare in tutti i modi possibili, sono 9, ma vedremo che solo 3 vanno bene. Solo 3 vanno bene perché? Perché io qua ho fatto il cubo, quindi potrei aver introdotto delle soluzioni spurie. Quindi, in realtà, se non sbaglio, si accoppiano quelle con le, cioè la prima con la prima, secondo la seconda, la terza con la terza. Comunque, in ogni caso, questo poi mi interessa nel caso, diciamo, non mi interessa nel caso generale, si può fare benissimo nel caso particolare. Comunque, il concetto è questo qui. Il concetto è che semplicemente io parto dal fatto che voglio scrivere la soluzione come la somma di due pezzi. Manipolo, sto pezzo lo voglio buttare e allora ottengo che questo sistema. Questo sistema sorprendentemente non è così difficile da risolvere, facendo il cubo di questo e facendo quelle posizioni diventa un sistema corrispondente a un'equazione di secondo grado. E come siamo arrivati all'equazione di secondo grado? Facendo questa posizione qua, V più 1 uguale cubo uguale S, V più 2 cubo uguale T. Viene ST, cioè è diventato un sistema in cui tu devi determinare due numeri complessi di cui sai la somma e il prodotto. Allora, se vi ricordate, il sistema in cui se tu hai due numeri devi determinare la somma e il prodotto, hai la somma e il prodotto e devi determinare i due numeri, si fa un'equazione di secondo grado che tra l'altro me la sono pure ricavata, quindi non è neanche dovevo saperla a memoria. Ok? Perché per ottenere, come la dice, S e T, io ho x meno S per x meno T uguale a 0. Vado a fare il prodotto, mi viene x quadro meno S più T per x. S più T lo so quanto fa, più S e T lo so quanto fa, sostituisco, ottengo una equazione di secondo grado, faccio le radici e trovo S e T. Adesso è venuto il momento di fare quel po' di storia che vi dicevo prima. Tra l'altro le equazioni algebriche hanno sempre affascinato molto i matematici sia da secoli e diciamo la risoluzione delle equazioni algebriche è anche stato un periodo in cui l'Italia era all'avanguardia nel mondo, siamo stati prima a farlo. Però non è proprio una storia bellissima. Nel senso che, vabbè, diciamo che quelle di secondo grado le sapevano, non so chi l'abbia fatta, non so chi le sapevano fare. Quelle di terzo grado, io poi non sono uno storico della matematica, insomma, però quel poco che so è che le prime le aveva fatte Scipione del Ferro, mi pare che fosse di Bologna. Siamo al 500, insomma. Dopodiché Scipione del Ferro l'aveva avuto con tra i suoi allievi Niccolò Tartaglia. Scipione del Ferro l'aveva risolto in un caso particolare, Tartaglia l'aveva risolto nel caso generale. Per capirci, non era chiaro il concetto di incognita. L'incognita veniva chiamata cosa? Cioè, il concetto c'era, perché se no non la chiamavamo cosa. Non era ancora ben chiaro il concetto di numero complesso. Quindi la cosa era, diciamo, il sistema. Questi trucchi per risolvere le equazioni di terzo grado servivano soprattutto quando le equazioni di terzo grado avevano soluzioni reali, ok? Però il fatto strano è che tu per ottenere soluzioni reali devi comunque passare attraverso tutto, anche se qua ci mettete numeri reali, qui andate a finire spesso su cose complesse, ok? Quindi pur mentre quella di secondo grado, se le soluzioni le scrivi direttamente, quindi se vengono reali sono reali, se vengono complesse, diciamo non reali, si vede se il discriminante è negativo. Qua invece puoi avere che V1 e V2 divengono complessi, ma V1 più V2 diviene reale.
questo è il dice. E quindi comunque qua per le equazioni di terzo grado sono venuti fuori in maniera inevitabile i numeri complessi, perché erano già venuti fuori per le equazioni di secondo grado, ma sostanzialmente era qualcosa che tu ci dovevi appoggiare in certi casi, ma non si era molto sviluppato, perché non ci dovevi passare per forza, c'era soltanto questo discorso di fare radici dei numeri negativi, se. Però in quel caso dice che se, siccome non è, le soluzioni non erano reali, dice le soluzioni vabbè non mi interessano, mi interessano quelle reali. Qua invece, anche se ti interessano, e sai, per esempio, tu prendi l'equazione x-1 per x-2 per x-3 uguale a 0, questa lo sai che ha tre soluzioni reali, te la sviluppi, la, poi fai le sostituzioni e te la riconduci in equazione di questo genere. Ok? Quando l'hai ricondotta in equazione di questo genere, quando ti vai a fare le radici, quelle radici ti vengono complesse lo stesso. E poi alla fine, facendo le varie somme, ti verranno 1 fa 1, 1 fa 2 e 1. Vabbè, non 1, 2, 3 perché poi c'è stata la traslazione, 1, però ti faranno 3 numeri reali. Quindi qua la cosa è un po' più strana, perché i numeri complessi ci devi passare lo stesso, ci devi passare per forza, anche se le soluzioni sono reali. Comunque, una cosa che è certa è che non è che queste cose le andavano a dire in giro, mentre invece successivamente insomma si è diffuso il fatto di pubblicare i risultati, beh anche allora sì, c'era stata comunque la diffusione della stampa, c'era cominciato a stampare le cose, quindi molti scrivevano i libri su quello che sapevano, però diciamo le soluzioni delle equazioni di terzo grado non le avevano scritte, anche chi le sapeva. Perché non le avevano scritte? Diciamo, dovete capire che all'epoca, e questo è durato almeno fino a tutto il Settecento, anche un po' dell'Ottocento, all'epoca, perché abbiamo una marea di compositori, musica classica, cose bellissime, eccetera, eccetera. All'epoca non ci stava la Champions League, non ci stava la TV, non ci stava la sera, non c'era un tubo da fare. Allora, diciamo chi c'era un certo numero di persone a cui avanzava tempo. Le persone normali nel tempo noi, a loro non avanzava tempo, quindi o cercavano di fare insomma, c'erano, i contadini c'erano sempre da fare, oppure però anche loro avanzava tempo magari in certi periodi invernali eccetera. Comunque ai ricchi avanzava tempo. Ora i ricchi erano molto ricchi e quindi che ci facevano tutti questi soldi? Adesso i ricchi molto ricchi si comprano qualche squadra di calcio. Allora i ricchi molto ricchi pagavano qualcuno che li venisse divertiti, questo è il concetto. Quindi c'avevi il pianista molto bravo, oppure avevi c'era sempre un mecenate, no, che doveva cacciare i soldi per il pianista, sennò quello come campava. E quindi aveva un senso. E per esempio una delle cose che si faceva erano anche le disfide matematiche. Allora questi mettevi questi a studiare la matematica, poi organizzavano una disfida, ci mettevi un arbitro, perché poi quelli magari non sapevano manco stabilire chi aveva vinto, però facevi Tizio contro Caio, Tizio pone 24 problemi a Caio, Caio pone 24 problemi a Tizio, chi ne risolve di più? E queste erano cose, diciamo, però sì, perché tu vedi, quello è un campione, quello si sa che li ha vinti tutti e non ha sconfitto nessuno, insomma era, per l'epoca era divertente, sì. Allora se in una situazione del genere, se io conosco le soluzioni delle equazioni di terzo grado e tu no, ti do tutti i problemi con le equazioni di terzo grado, non mi fai manco uno, tu mi dai quelli che sai, ma tutto quello che sai tu lo so pure io. Finisce 24 a 0. Vabbè, o comunque sulla sezione algebra, magari se algebra, geometria, altre cose. Però sulla parte di algebra finisce a cappotto, insomma. Non è che c'è poco da fare. E allora, sapeva questa cosa era Niccolò Tartaglia. Mentre la formula oggigiorno porta il nome di formula di Cardano. Cardano ha scritto 200 libri in vita sua. 200 libri le cose per cui è ricordato, mi sa che non l'ha fatta lui né l'una né l'altra. Lui è ricordato per due cose: per la formula di terzo grado e per il giunto cardanico. Tutto lo si usa nell'automobile. Il giunto cardanico
pare che lui la... allora era un sistema in cui diciamo si potevano avere delle azioni indipendenti di un oggetto, insomma, in poche parole, era un sistema che era su un paese che stava nel nord Italia, in Lombardia, mi pare vicino a Brescia. Comunque lui aveva visto che questi portavano il vescovo, chi era, insomma, in processione, diciamo, quando c'era la processione, lo portavano, quello là non poteva camminare, allora lo portavano con la sedia e lui quello stava seduto. Allora, siccome quelli quando camminano oscillano, per non far, diciamo, loro oscillavano, ma la sedia del vescovo rimaneva, diciamo, stabile. Per far questo c'era bisogno di questo giunto cardanico e lui l'ha intuito che era una cosa utile, l'ha presa, l'ha copiata, l'ha messa in un libro. E ce l'ha pensato in realtà? Non lo so. Beh, diciamo, comunque lui intanto l'ha dovuto capire, perché non è facile da capire. E l'ha dovuta capire, sapere disegnare, copiare, fare il libro, eccetera. Per quanto riguarda la formula di terzo grado, Cardano andò da Tartaglia, perché la voleva a tutti i costi sapere. Allora Tartaglia un giorno, un altro pure, eccetera, eccetera, alla fine gli fece un indovinello famoso, questa è andata in storia della matematica, è famosissimo. Comunque Cardano non lo capì del tutto, poi lui glielo rispiegò meglio il giorno dopo, insomma alla fine lo capì e trovò la soluzione. Una volta che però glielo praticamente disse la soluzione sotto giuramento che non l'avrebbe dovuto pubblicare. La cosa non è proprio così, cioè non è che lui la pubblicò subito, lui non la pubblicò subito, però successivamente lui seppe che Del Ferro aveva risolto le prime equazioni di terzo grado. Allora quindi diceva, ma se l'aveva fatta lui, allora il giuramento non vale, perché diciamo in realtà non era proprio così, perché Del Ferro non le aveva risolte tutte, Tartaglia aveva estesa la soluzione al caso generale, e comunque si ritenne libero dal giuramento e la pubblicò. Da allora i rapporti tra i due furono pessimi, ma la storia non finisce qua, perché si litigarono a morte, ma successe poi che Tartaglia dovette affrontare in una di queste sfide matematiche un allievo di Cardano, Ferrari. Questo Ferrari era andato avanti, aveva fatto la soluzione di quella di quarto grado, quella mo non me la faccio perché è difficile pure da ricordare. Aveva fatto la soluzione dell'equazione di quarto grado. Allora, ed è veramente un pezzo di algebra notevole la soluzione dell'equazione di quarto grado. Tuttavia, e quindi fu, diciamo, tra quella la sfida funzionava in due giorni, alla fine della prima giornata era chiaro che Ferrari stava vincendo per capozzo, diciamo. Quindi nottetempo Tartaglia tagliò la corda e questo gli valse diciamo anche una certa figura, brutta figura, e ci perse lo stipendio di un anno intero, perché lui quell'anno aveva fatto lezione lì e insomma fuggendo sapeva che avrebbe perso pure lo stipendio, però pur di non apparire ufficialmente sconfitto da Ferrari, così preferisca. La cosa non finisce qui, perché il problema diventa di natura astratta, cioè secondo grado c'è una formula, terzo grado c'è una formula più complicata, ma c'è, abbiamo capito che si può fare. In quarto grado pure c'è la formula, tutte queste formule facevano uso solo di radici, quadre, cubiche, quarte, insomma, solo di radicati. Allora la gente ha sbattuto per cercare la formula per quella di quinto. Quella di quarto, di secondo l'hanno fatto, adesso l'hanno fatto, quarto l'hanno fatto, metto a fare quella di quinto. Non l'ha fatta nessuno, se ci arrivo per primo, diventa famoso. Ci hanno sbattuto per molti anni, e penso per più di 100-200 anni. E il primo che ha dimostrato che in generale quelle di quinto non si possono fare per radicali, ci sono delle formule ma non possono far uso semplicemente dei radicali, fu Abel, un matematico norvegese. Questo Abel dimostrò per primo che
diciamo, le equazioni di quarto grado non sono risolubili per la terra, in generale, non tutte. Per esempio, l'equazione z alla quarta uguale a un numero, basta che faccio la radice quarta, abbiamo fatto stamattina. Però in generale, per esempio, questa equazione qua, z alla 5 più z più 1 uguale a 0, questa non è risolubile per la radice. Quindi, se ricordo bene, non sperare di risolvere questo usando soltanto le radici, perché non si può. Che questa equazione abbia una sola soluzione reale e quattro soluzioni a due complesse coniugate, questa è facilissima da dimostrare. La soluzione reale ve la posso approssimare finché vi pare, perché pure è facile da fare, e poi impareremo a farlo, tra l'altro. Però poi, e quindi, una volta approssimata quella reale, l'equazione diventa di quarto grado e approssimativamente si possono calcolare anche quelle complesse. E non è difficile, quindi, trovare le soluzioni approssimate. Io sto parlando delle soluzioni esatte. Chiaro? E le soluzioni esatte, come se vuoi soltanto i radicali, usare soltanto le radici, non si trovano. Cioè, non è che non si trovano perché non sono bravo io o non è bravo un altro. Non si trovano perché è impossibile trovarle. Adesso, e chi poi stabilì quando si riuscivano a trovare e quando non si riuscivano a trovare? Questo fu un altro matematico, stavolta francese, che si chiamava Évariste Galois. Évariste Galois riuscì a capire, dice, ho questa equazione, faccio dei conti, questa equazione, in base ai conti che ho fatto, si può risolvere tramite radicali, quest'altra qui no. Quindi riuscì a capire quali erano le condizioni, ovviamente non sono condizioni però banali, perché se no lo facevano prima. Però è interessante sapere che Abel morì a 27 anni, quindi tutto quello che doveva fare l'aveva fatto prima, e Galois morì a 21 anni in duello, quindi tutto quello che doveva fare l'aveva fatto prima, quindi più o meno lui a 18-19 anni ha capito come funzionava la baracca. Quindi ora qual è, diciamo, perché dico queste cose che sono storiche e quindi possono a un certo punto sembrare pure una perdita di tempo? Lo dico per sottolineare due aspetti. Primo, l'abilità in una materia dipende dal tempo che ci dedichi. È un fatto elementare, cioè, è chiaro che ci sarà sempre chi è più abile e chi è meno abile, ma se tu ci dedichi più tempo diventi più abile, è l'allenamento. Allora, un tempo c'erano meno distrazioni, quindi forse c'erano più motivazioni, abbiamo detto prima, e quindi per la musica, per la matematica, eccetera, c'erano poi magari delle persone che erano già particolarmente abili, già particolarmente portate, e quindi l'abilità poteva raggiungere delle punte eccelse, tuttora raggiunge delle punte eccelse, perché tuttora tu hai, per esempio, anche a livello di esecutori, ci sono quelli che si mettono là tutta la vita, si mettono a allenarsi a fare piano oppure un altro strumento e diventano degli esecutori a livello internazionale. Però ci vuole il tempo. Allora, però, e l'altra cosa è che se uno ci si mette, non è che ci vuole un tempo infinito per arrivare a vette elevate. Quello ci è arrivato prima di 21 anni, quell'altro ci è arrivato prima di 27 anni, insomma, non è che... E tuttora è così. Il problema è che bisogna fare delle scelte. Ora, noi possiamo anche fare delle scelte, perché se tu fai più di una cosa, per ovvi motivi devi fare meno di un'altra. Non è che puoi dedicare... Vabbè, io dedico 3 ore al giorno a studiare matematica, 3 ore al giorno, poi 5 ore al giorno a Facebook, cioè 6 ore al giorno a altre cose, poi alla fine la somma fa più di 24, quindi non è possibile. È chiaro? Ok. Però è sicuramente possibile, innanzitutto, non pensiate che perché siccome siamo del XXI secolo quelli che sono stati, che sono vissuti prima, sono tutti scemi. No, assolutamente no. Quindi
in molte materie però non serve tantissimo. Addirittura c'è un tizio che ha detto che più o meno servono, in una qualunque materia servono 10.000 ore per diventare un professionista di quella materia, di qualunque disciplina. Ore di tempo. No, ho sbagliato a 10.000 ore. Allora mettiamo pure che tu ci dedichi 2-3.000 ore l'anno, se ti ci metti seriamente, allora questo vuol dire 2-3 anni per specializzarsi in una cosa, quindi è una stima grossolana, però sicuramente se tu alla materia ti ci dedichi per 1.000.000 di ore non sei più un dilettante, mettiamola così. Ma 1.000 ore però so, in un anno sono 3 al giorno, quindi diventi già... Quindi boh, il nostro scopo, poi noi non siamo, non, voi non vi siete iscritti a matematica, quindi io sì, allora. Quindi non dobbiamo diventare Gauss, non dobbiamo diventare Tartaglia o Galois, però se ci dedichiamo un po' di ore e se vediamo un po' quello che hanno fatto anche gli altri, vediamo che i sistemi ci sono. Quindi io ripeto, cerchiamo di minimizzare quello che dobbiamo ricordare a memoria, di sviluppare le cose con ragionamento e cercare di costruirle. Purtroppo questo discorso non è così facile se poi uno ha avuto dei danni considerevoli nelle prime fasi di istruzione. Però scusami, anche i buchi si possono tappare. Se tu vedi un muro che c'è una crepa, se aspetti che cade, sono fatti tuoi, ma se tu ce la metti una riparazione, non sarà bellissimo, ma stai in piedi, no? Allora tu vedi dove vedi che zoppica, ci metti un riforzo. Quindi non è che è difficilissimo fare questo. Saranno le 4, facciamo 5 minuti.